Vorrei che il primo pensiero di queste ore andasse alle famiglie delle vittime, a chi ha perso un figlio nel tragico terremoto di stanotte, a chi ha perso un genitore, a chi ha perso un fratello, un amico, a chi sta vivendo ore drammatiche nella speranza di poter riabbracciare un proprio caro. L'Italia piange i propri connazionali e mostra al mondo intero le lacrime del dolore, ma anche il cuore grande e generoso di un volontariato che fin dalle prime ore di stanotte si è messo in moto, il cuore generoso della protezione civile, di tutte le istituzioni. Dalle 3:37 di stanotte la macchina operativa istituzionale del volontariato si è messa in moto con grande decisione e determinazione. Vorrei che a tutti e a ciascuno arrivasse il grazie del governo, ma il grazie di tutte le italiane e di tutti gli italiani. Vorrei che arrivasse il grazie a chi ha scavato a mani nude, a chi ha lavorato per assicurare le comunicazioni, a chi ha coordinato le prime fasi dell'emergenza, che sono sempre quelle più drammatiche. Vorrei dire grazie a tutti quelli che, salvando una vita, strappando una persona dalle macerie, hanno dimostrato quanto grande possa essere il peso, la forza e l'importanza della protezione civile e del volontariato. Nei territori interessati, soprattutto nelle province di Rieti e di Ascoli Piceno, nei comuni di Amatrice, di Accumoli e di Arquata del Tronto, in queste ore il lavoro continua. Dobbiamo attrezzarci per l'emergenza delle prossime ore, dei prossimi giorni, delle prossime settimane, ma innanzitutto adesso la priorità è continuare a scavare nelle macerie. Nel tardo pomeriggio visiterò personalmente la zona e parteciperò alle riunioni operative con le strutture interessate che già hanno accolto questa mattina i presidenti delle regioni, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, il ministro delle Infrastrutture e molti altri esponenti istituzionali. Dunque questo è il tempo della commozione, ma anche il tempo dell'azione. Voglio dire una cosa con il cuore in mano alle italiane e agli italiani: nei momenti di difficoltà l'Italia sa come fare, nei momenti in cui le cose non vanno l'Italia tutta intera, tutta insieme, mostra il suo volto più bello. E allora prendiamo l'impegno da qui oggi, da Palazzo Chigi, che non lasceremo nessuno da solo, nessuna famiglia, nessun comune, nessuna frazione, e mettiamoci al lavoro perché le prossime ore possiamo continuare a strappare dalle macerie delle vite umane e possiamo restituire una speranza a quei territori così duramente provati. Buon lavoro a tutti voi.